Allora, eccoci di nuovo qui a Villa del Parnaso. Niente, oggi volevo fare la premessa, per quale motivo nasce questa pagina? Beh, nasce per lo scopo unico di valorizzare la nostra città, quindi di parlare delle cose belle di Torre, ma non solo, anche critiche, purché siano costruttive e non offensive. Quindi magari dare consigli su quello che c'è, da fare o quello che andrebbe non fatto. E quindi siamo qui con... Io sono Salvatore Amoruso, che sono passato di qua per un quasi appuntamento con chi mi sta intervistando, Ernesto, cioè. E quindi sto ammirando anch'io questa bellissima Torre Annunziata, questo lato qui, bellissimo di Torre Annunziata, che ci è consentito osservare da questa villa antichissima che finalmente è diventata di pubblico godimento. E quindi sono qui per vedere qualcosa di bello di Torre, Bene, cosa perché poi ama se lei ci di Torre? spostiamo altrove cominciamo a vedere cose che magari ci fanno un po' più insomma, sentire in colpa anche come cittadini per non fare tutto quello che solitamente un buon cittadino deve fare, cioè innanzitutto comportarsi civilmente, cioè civilmente per non accrescere quello che già di brutto, di cattivo c'è. Quindi se ognuno riesce a fare il proprio piccolo, anche la cartuscella che non viene gettata a terra ma nel cestino, o se non c'è il cestino ce la mettiamo in tasca, la portiamo a casa, già Torre potrebbe un tantino essere più accogliente. Poi c'è chi addirittura comincia a parlare di torre turistica, è un discorso Lo che speriamo. bellissimo, e sì, speriamo, Lei cosa perché crede che ci sarà? io mi auguro che ci sia, che ci sarà, però forse sono un po' pessimista nel prevedere dei tempi piuttosto lunghi, perché appunto noi dobbiamo ancora iniziare dalla cartuscella gettata a terra e quindi poi andare su lungo la difficile, bellissima però scala del raggiungimento di un livello di civiltà che ci consenta anche di ospitare delle persone che spesso poi sono persone che vengono da paesi già da antico tempo civili e quindi venendo qui ci prendono per gente che appunto è all'inizio del percorso di civiltà, oppure se noi riusciamo ad arrivare al loro livello più o meno, allora si complimenteranno con noi. Ma lei cosa farebbe se fosse un amministratore di questa città? Io cosa farei? Io non sono un tecnico, sono un Vorrebbe dare po' un solamente consiglio, un come magari. sognatore, diciamo, che cosa potrei fare? Che cosa potrei fare? Potrei mettere a posto tutto quello che di buono e di bello c'è, ma che è molto trascurato. Potrei, non so, visto che si parla di turismo, visto che si parla di incrementare il lavoro, eccetera, eccetera, noi che facciamo? Guardiamo a quello che di buono abbiamo, cioè i beni archeologici, la villa di Pompei, l'antica Oplontis, e quindi non so, comincerei con forse mettere su un museo che però sia un museo, non quattro stanzucole che insomma non raccolgono niente. Se l'intendenza ai beni culturali, per
preteso di portarsi via a Napoli o altrove i tesori scoperti e le cose buone scoperte a Torre, allora come sindaco, come amministratore, non lo so, mi attiverei perché queste cose o parte di esse tornassero a Torre per metterle in un museo che si possa però chiamare museo, perché voglio dire dovrebbe avere poi tutte le caratteristiche di un museo fatto per bene, anche sicuro dal punto di vista proprio della, di evitare che poi si trafughino i beni. E insomma comincerei da questo, poi per non dire il bene maggiore, la nostra spiaggia, il nostro mare, che di anno in anno si promette che sia un mare balneabile, ma che poi in effetti si dimostra sempre un mare inavvicinabile. E allora i proprietari o i gestori dei vari stabilimenti che fanno? Ci vendono i biglietti, ma non ci dicono che poi non possiamo fare il bagno. E questo non sta bene, perché secondo me dovrebbero essere i primi a fare una gran cassa di pugni sul tavolo, eccetera, dovunque, nelle istituzioni appropriate, perché finalmente ci si accorga e si metta mano alla pulizia del litorale. E poi sono tante altre cose, insomma. Alla fine io non so questa amministrazione attuale di Torre in che maniera si sta impegnando, eccetera, però ritengo che tutto quello che ho detto e tanti altri progetti che si potrebbero realizzare a Torre, anche per far stare qui i giovani, non farli andare via, creare dei posti di lavoro, si possono fare solamente attivandosi innanzitutto in prima persona come amministratori coscienti e responsabili del ruolo che rivestono, per fare in modo che Torre non sia una città abbandonata. Ma in quest'ultimo periodo lei vede che è stato fatto qualcosa di buono comunque rispetto agli anni precedenti, oppure no? Guardi, forse io non sono un buon osservatore, quindi diciamo che non mi sono accorto, ma è solo per questo, non per altro. E quindi mi auguro che gli amministratori o tutti quelli che hanno un ruolo che possa convogliare cose buone sulla Torre, sullo suo sviluppo, si attivino, lo facciano, mi fa piacere. Se lo faccio, ripeto, io non sono sempre un buon osservatore, quindi non so se è un cittadino, se rispetto da, agli... da buon cittadino è un buon osservatore, sicuramente. Vabbè, potremmo fare la differenza tra oggi e 50 anni fa, ma tra oggi e 3 anni fa. Non c'è, mi pare di non dover sottolineare quasi. E tra 10 anni cosa si spera? Spero che Torre Annunziata diventi una città vivibile, ma non solo per i torresi, per i suoi cittadini, ma anche per, principalmente per il turismo. Cioè, stiamo dicendo che vogliamo rendere Torre una città accogliente turistica, e quindi mi auguro che almeno tra 10 anni, io avevo pensato nel mio pessimismo a 150 anni. Però mi sbaglio sicuramente, e allora mi auguro che non solo tra 10 anni, ma mi farebbe ancora più piacere se l'obiettivo fosse raggiunto tra 5 anni, e allora Torre mi piacerebbe veramente, cioè sarebbe un gioiellino, perché ha già tante, come le abbiamo anche menzionate, la spiaggia, il mare da mettere a posto, i beni archeologici e tanta altra storia e cose che ha Torre Annunziata, e allora tutto questo mi farebbe piacere che venisse messo in luce, in risalto, per attirare gente
per attirare il turismo, gente che viene da fuori e viene qui per dire poi dopo come sono stato bene, come disse Goethe un paio di secoli fa, se non tre, quando disse di aver mangiato in riva al mare e se l'ha trovato benissimo perché la gente era felice, contentissima, eccetera. E vorrei che questo si ripetesse con qualche altro buon turista. Tutto qui. Va benissimo. Io la ringrazio. Grazie a voi, buon lavoro.